Marrakech, la città dei contrasti. Non bastano tutti i cammelli per comprarti un amico. È il proverbio arabo che introduce uno dei miei film preferiti. Marrakech Express. Oltre ad essere affascinato dalla storia di amicizia raccontata nel film, sono sempre rimasto colpito dai paesaggi del Marocco che venivano rappresentati. E quando con due amiche si è parlato di Marrakech, non mi sono tirato indietro. Il classico «pronti, partenza e via!». La città è facilmente raggiungibile con voli low cost e con i siti di booking online è facile scegliere la sistemazione più giusta alle nostre esigenze. Avendo pochi giorni a disposizione, abbiamo scelto di stare nel centro della città, un grazioso e confortevole riad nella Medina di Marrakech. I riad sono più o meno come i nostri bed and breakfast, disposti su più piani. Quasi tutti hanno un terrazzo dove ammirare la città e il panorama delle montagne. Ma noi vogliamo vivere la città, quindi ci tuffiamo per le vie di Marrakech. Il primo impatto con la città è impressionante. Ci troviamo nel mezzo di una città fatta di mille vicoli stretti, mille suoni, mille colori, mille profumi. Dove ti giri vedi mercati ovunque, gente da tutto il mondo, motorini e bici che ti sfrecciano a pochi millimetri. Cerchi un angolo per capire dove sei finito, ti fermi e capisci che questa è Marrakech. Iniziamo a camminare e le mie macchine fotografiche attirano l'attenzione di un uomo che con modi garbati mi chiede se voglio visitare dei luoghi non turistici per fare delle foto originali. Mi avrà letto nel pensiero. Così accetto e lo seguo. Ci porta in piccole botteghe artigianali, dove le persone lavorano il ferro ripetendo precisi battiti con il martello. Subito dopo andiamo a vedere dove si colorano le lane e mi spiega con quali sostanze vengono fatti i colori. Melograno e zafferano per il giallo, henné e papavero per il rosso, menta per il verde, col per il nero e alla fine l'indaco per il blu. Questo colore colpisce subito, lo si nota ovunque e la sua intensità lo rende unico. Il blu di Marrakech non si dimentica facilmente. Ringrazio l'uomo e riprendiamo il cammino verso la piazza. Arriviamo così a Jumma El Fna. E come per magia si alza il sipario. C'è un'espressione tutta italiana che potrebbe descrivere la piazza. Sembra la festa del paese. È il centro della città dove tutto converge, dove a qualsiasi ora del giorno e soprattutto della notte trovi la festa. Sei avvolto dai suoni dei flauti degli incantatori di serpenti, dai tamburi degli artisti di strada, persone in abiti tradizionali che fanno ruotare i cappelli. Il tutto mentre giri tra centinaia di mercatini e bancarelle. Jumma El Fna rappresenta il vero contrasto della città, il punto d'incontro tra la Medina e la città moderna, il luogo dove tutte le culture si mescolano e convivono insieme. Non per nulla l'UNESCO nel 2001 ha dichiarato lo spazio culturale di Jumma El Fna un capolavoro del patrimonio immateriale dell'umanità. Nella piazza incontriamo un ragazzo del posto che gentilmente ci invita a seguirlo per visitare il souk. Nei miei viaggi ho visitato luoghi strani, ma mai come i vicoli stretti dei mercatini del souk di Marrakech. Il souk è unico per le persone che si incontrano e per quello che vendono. Nei souk ti sembra tutto disordinato, una confusione unica. Ma se si osserva bene, ogni piccolo negozio è perfetto, pulito e in ordine. Nel souk sembra essere tutto grigio, ma ogni banco è un'esplosione di colore. Il souk non lo si può paragonare a nessun altro mercato, va solo visitato. Grazie a queste guide sono riuscito a fare degli scatti che altrimenti non avrei potuto fare. Fare street photography a Marrakech non è facile, bisogna soprattutto avere rispetto e conoscere la loro cultura e avere modi gentili. Il nostro viaggio continua e decidiamo di visitare le zone più esterne della città. I giardini Majorelle prendono il nome dal suo primo proprietario, il pittore francese Majorelle. Ma solo con lo stilista Yves Saint Laurent i giardini divennero unici, grazie soprattutto a un colore dominante. Il colore è il blu,
ovunque in questo luogo è di un blu intenso, acceso e unico, tanto da avere proprio un nome. Infatti si chiama Blu Majorelle. Come detto in precedenza, Marrakech è un contrasto. Ecco perché il secondo luogo che consiglio di visitare sono le Tenerì. Questo è un posto diventato turistico per le persone più coraggiose e meno schizzinose. Alle Tenerì vengono conciate le pelli con metodi naturali e antichi. Prima vengono tenute in ammollo in bacini d'acqua, sbiancate con delle farine e ammorbidite con guano di piccione. Infine, le pelli vengono asciugate al sole stendendole sui tetti delle case. E questo è il segreto delle pelli di Marrakech, tutto naturale. Alle Tenerì si vedono uomini che per pochi euro al giorno lavorano le pelli immersi nei catini di cemento, lavoro che svolgono solo nelle prime ore del mattino, quando non fa caldo e quando l'odore è per loro ancora sopportabile. Visitando le Tenerì, non ho mai apprezzato così tanto la menta che ci hanno regalato all'ingresso e usata sotto il naso contro gli odori. Marrakech è questa, è un contrasto unico. O ti piace o non ti piace. Non esiste, non lo so. Marrakech, o la vedi a colori o la vedi in bianco e nero. Sta di fatto però che ogni volta che guardo le mie foto, osservo quel blu, allora chiudo gli occhi, respiro e sento ancora i suoni e i profumi della città di Marrakech.